Nella solitudine e nel silenzio nascono i libri di Marzia Verona, che per vocazione ha scelto di vivere sulle montagne valdostane allevando le capre. È lei il nostro personaggio della domenica. Il suo, dice, non è un lavoro, è una passione, di più, una malattia. Nasce in campagna Marzia, in Piemonte. Studia scienze forestali, si occupa di pastorizie e poi le imprevedibili strade della vita e dell'amore la portano in valle, in quota, ad allevare capre. Ci sei insieme tutti i giorni, qualcuna l'hai vista nascere, qualcuna l'hai magari aiutata dandole il biberon. Ecco, appunto, ciao, sì. Chi sei tu? Ciao, ciao, viziata. Sono tutte abbastanza viziate e molto domestiche e coccolone. Poi, appunto, stando sempre insieme, vengono. Le capre sono animali che cercano anche molto il contatto con l'uomo, quindi, come si può vedere, lei è mistral. Mistral e tutte le altre, compagne fedeli e affettuose, protagoniste di alcuni dei libri di Marzia, scrittrice sui generis, che spazia dai trattatelli scientifici ai romanzi, sempre a suo agio quando si tratta di celebrare con la parola forme, colori e sapori della natura alpina. Mi piace raccontare, soprattutto mi piace che si conosca la verità, soprattutto oggigiorno quando sembra che ci siano tante verità, o comunque c'è molta comunicazione, ma c'è anche purtroppo molta cattiva comunicazione e disinformazione. Disinformazione che penalizza il mondo rurale. Sono dei controsensi perché diciamo, abbiamo un qualche cosa che è veramente un pregio, però non c'è abbastanza valorizzazione, non si conoscono più i prodotti, parliamo di mangiare gli insetti che arrivano da chissà dove e ci fa schifo pensare di mangiare un pezzo di carne di capra allevata qui che non ha consumato energia, non ha prodotto inquinamento. Sono cose che non riesco a capire molte volte, trovo che sia sempre più difficile proprio comunicarle queste cose. Il suo ultimo romanzo, Il canto della fontana, primo premio al concorso nazionale Parole di Terra, è anche un tentativo, il tentativo di fare giustizia, restituendo verità e dignità a ruvidi e solitari luoghi di montagna.